Perfetto, whitelist in live, torniamo a whitelistare in live, ragazzi. Ok, mi sono smutato. Buongiorno Live, buongiorno. Siamo qua Torniamo. dalle whitelist d'impero. Abbiamo un asset, già uno da whitelistare qua, vediamo un po' un attimo. Prego, prego, forza. 2 anni che fa RP, 24 anni. Numio C, Yonut. Alexander Stan in RP. Siamo con Messina, Messina. Sabbe. Il vero, ovviamente. 1741 caratteri, sono pochi, li ho sposto, ve lo dico. Ciao Est. Ciao, Guarda, buongiorno. sono in live, un problema? Ok, No, nessun problema. guarda, devi ampliare il background. Sono 1700 e passa caratteri e il minimo richiesto sono 2000 caratteri, quindi magari prenditi qualche minuto in più per elaborartelo e ampliarlo, seguendo se vuoi uno Ok. spunto, un aiuto, segui la scaletta che trovi nella stanza background fissata, ok? Va benissimo, nessun A problema. posto. Ciao, A allora, più dopo. tardi. Ciao, ciao. Succede. Già. Che poi la parte più difficile è quando ti devi mettere a scrivere il background, come lo capisco. Già. Sto pego 98. Vediamo un po'. Ha l'account creato il 29/4/2021. Mi sistema il background tenendo la scaletta delle 15:15. Fai RP da 4 mesi, ci sta, allora sei iscritto con una 23 anni, vediamo il background, l'ha scritto oggi lì 15:37. Duecentottantotto caratteri, non so, alla fine l'ha scritto bene. Jack House, grazie per il follow, benvenuto nel canale. Allora, Pego Junior, dopo un po' di tempo passato con loro, se città qualità. Ok, secondo te il finale di sto qua, guarda. Secondo te questo finale qua va bene? Dove me lo No, stai mandando in in privato? privato. Buono. Ma i bandi per l'LSPD ogni quanto vengono guardati? Ah, le bandi per l'LSPD, te lo dico subito, sono qua e per ora non abbiamo guardato nessun bando ancora. Cioè, sono tutte le candidature mandate. Ci sono varie reazioni messe da persone che non sono ufficiali di polizia, quindi tipo qua, i cuori messi da agenti così a caso. Però comunque verranno visionati come c'è scritto qua. Il Allora, ti dico, a me come finisce sto 10 dopo background la non mi chiusura. dice niente. Quindi secondo te facciamo sistemare il finale? Direi almeno il finale di sistemarlo, Sì. è un po'. Lo sposto. Ciao Pego. Sono in live, è un problema. Ciao No, assolutamente. Andre. Come Guarda, ti devi va? sistemarci il finale del background che non ha molti dettagli specificando gli obiettivi del tuo personaggio. Magari sistema un po' gli obiettivi finali del tuo background per vedere un attimo cosa vuoi fare nel server, le idee che hai e tutto e quant'altro, ok? Ah, ok, va bene, va benissimo. A posto, buona giornata, allora più tardi. Grazie, anche a te. Ciao, ciao, dopo. Messina. Perfetto. Ok, grazie mille per avermi risposto che ho scoperto. Ah, ma che disturbo. Sempre lecito chiedere. Andre.
Non ha disturbato, non ti preoccupare, House. Fammi 1325, vediamo se ha fatto tutto per bene. Rimando, deve fixare i problemi di connessione e ampliare il BG. Oggi è le 15:11. Vediamo se il BG è abbastanza lungo da superare 2000 caratteri. Ed è 2901 caratteri, perfetto. Allora, vediamo qua, vediamo il finale che è la parte più importante. Via, risponde alla città dove voleva stare tranquilla dopo quello che suo padre capì che non si doveva far mettere i piedi in testa da nessuno. Quindi il suo obiettivo era quello di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Vabbè, ripetitivo. A 22 anni trova una città. Trova una città adesso in cerca di una mafia. Il suo intento è quello di farsi un nome in città e nessuno le deve mettere i piedi in testa. Ho capito, mi ha scritto 3 volte. Soltanto colui che è soltanto colui che è. È più grande di lui può. Allora, ho fatto fatica a capirlo, Messina, io sto finale. Ci sei, Messina? Cioè, Sì, ero mutato, ho Marco nasce a sbagliato Napoli, un accento. quartiere mafioso. La sua famiglia non è tanto numerosa, ha una sorella più grande di 2 anni che non andava a scuola per motivi economici. Per fortuna i genitori riuscirono a fare un po' di soldi per mandare Marco a scuola, solo che non avevano abbastanza soldi per comprare materiale necessario. Marco era un ragazzo timido che si fidava di nessuno perché all'età di 5 anni durante l'asilo lo prendevano in giro perché aveva una famiglia povera e non si poteva permettere neanche un astuccio. Così iniziò a diventare un Guarda, piccolo ti bullo e interrompo iniziò. subito. Ti interrompo già da adesso, sto background non mi ispira, Sì, già da come è a me iniziato. non piace proprio, cioè. Cioè, a me proprio non è un babbo, non mi piace, cioè. Al finale, soprattutto, non si capisce nulla. Al finale, Marco fu minacciato, gli venne detto che non stava mai zitto, che se non stava zitto non faceva quello che gli veniva chiesto, la sua famiglia moriva. Marco raccontò tutto alla famiglia, l'ha sposato Franci. Vabbè. Aspetta, mo scendo un attimo e glielo dico. KBG è già caos. Vorrei capirlo io dove la gente scrive BG. Vorrei capirlo io. Come li scrivono? Tra l'altro era anche AFK, Dani, Ah, quindi... perfetto. Ma è tornato in attesa Whitelist, è tornato. Problema perché io sono lì e mi dà questo problema, mi ha scritto mo in privato. È tornato di nuovo in attesa. Spostiamolo. Fabio? Fabio, io non capisco nulla del tuo background. Cioè, il tuo background, più che altro, la parte finale è talmente ripetitiva che non si capisce bene cosa dici esattamente. Volevo dire che praticamente. Lo so, però, cioè, spiegalo in un modo migliore, perché veramente nella parte finale è veramente un casino. Ripeti 4 volte che non si deve far mettere i piedi in testa, che non si deve far mettere i piedi in testa, che non si deve far mettere i piedi in testa, che non si deve far mettere i piedi in testa. Ogni 3-4 parole c'è questa cosa qui, cioè, è molto ripetitivo e, cioè, sistemalo. Assolutamente. Il finale soprattutto, poi. Magari anche la parte iniziale o centrale, guardate un'occhiata. Vabbè, lo rifaccio da capo, mi sa. A questo Sì. Fallo punto. Vabbè. da capo, ok? Sì, vabbè. Però non capisco perché mi dà problemi di connessione questa stanza. Si cerca di sistemare, comunque, vai. Ci vediamo. Vabbè. Dopo. Ciao. Ciao ciao. Va bene, io non E sia Franci mi ha fregato la scocciatura né whitelist, io niente, boh, non so, però... a 20 minuti No, guardavo sto cavolo, background, se lo sono stato sposta prima giù. io, Vabbè, l'ho sposato prima io. vabbè. Sì, io stavo guardando il background a 40 minuti, stavo leggendo tutto il E che ne so, se background. no te lo sposti, Mamma non mia, posso mamma mia. sapere. Ladro, guarda, ladro, ladro di whitelist, non mi fa portare No, contenuto ti in... metto Non fa pure, mica tornare... Non mi fa guardalo. comportare contenuto in live, No, mamma mia. finiscono. È Mamma per mia. il bene del content, mamma mia. Guarda, guarda, sono pure buono. Proprio un capo sto personaggio.
Rimanatura e via, eh sì, Crazy. Rimanatura e via. Bene, io se non mi dispiace staccherei anche che vado un po' al mare. Vai, Fanculo. arrivato te che vai al mare. E fra, da quando ho staccato la live che sto qua in waitlist, quindi. Momento spam, vi ricordo che con punto esclamativo Prime potete fare la sub in modo gratuito e Sai che non supportare so il che vostro stile non ce l'ho io artistico. il comando pronto sul mio Prime. Perché io sono Scusa, disorganizzato. e tu mi fai perdere tempo e voce? Io sono Perché disorganizzato. pensavo che avevi Io il comando. in pratica devo ancora fare queste cose. Sono ancora indietro con queste cose. Devo prendere un momento di farmi queste Vabbè, cose vi qua. ricordiamo che se cliccate sul pulsantino sub potrete decidere se pagare 4 euro per fare una sub oppure Gratis con utilizzare il Prime. vostro Prime, Ed è che è gratis. gratis e supporterete il vostro streamer preferito. Esatto. E potrete assistere alle whitelist in live Pubblicità. senza pubblicità. Esatto. Ma il plugin per vedere quando ha creato l'account? Sì, esatto, A plugin per proposito di vedere quando ha creato pubblicità, mi è l'account. appena partita la pubblicità, razza di monigra, bro. Perfetto. Creato il 7/1/2019 Francicavi e creato il 6/4/19 Rinalsina. Sì, funziona bene, funziona. Io l'ho creato 19/11/2017 il mio account di Discord. Il mio account invece di quanto è? Quasi 6, quasi 4 anni. Il tuo è del 6 del 4 19. Scaricati sto plugin. Bene, se beccamo dopo, va. Come per occhio al nome, in che senso? Ah. No, crazy, che ho scritto occhio al nome. Chi ha chi è il nome? Occhio al nome di chi? In che senso occhio il nome, credi? È un nome come tanti altri, che ci fa? C'è scritto Real Messina, non è che c'è scritto chissà cosa. No, non lo so. Cosa intenda dire? Ah, forse si riferisce al nome del plugin. Vabbè, detto questo, ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, buon proseguito, Sto io col signor buona Giovanni, non si live. preoccupi, Messina, sto io. Va bene, Messina, grazie Perfetto. per la compagnia. Prego, prego, se figuri, ci vediamo stasera. Mi raccomando, date il mallai. Ci vediamo. Ciao ciao. Ciao. Niente, chiedevo se potevi vedere il mio, ma ti avvisavo di stare attento al mio nick. Ah, sì, cretino, ma te cambia il nick. Comunque il tuo non posso vederlo. Crazy, perché se lo facessi vedere, no, no. Vatti a Non cambiare credo. nome, va. Se tu rischi di essere bannato da Discord con quel nome, ti avverto, cioè, ha un nome, cioè, no, non posso neanche dirlo, perché se no mi bannano. Poca gente da whitelistare oggi, poca gente da whitelistare. Dani, Dani. Quanti hai in live, famiglia? Siamo un po'. Non tanti. Eccolo, la vittima. Enders Mirao. Vediamo un po'. L'animato deve ampliare il BG secondo la scaletta, il 21 del 7.
Vediamo un po'. Oggi ho 50, 65, 16 anni, un anno e 4 mesi. Vediamo un po' qua. Contatto caratteri. Siamo a 2324 caratteri. Vediamo un po' la finale. Andronico aveva un po' di soldi, decise infatti di trasferirsi in una città di impero dove cercava di accaparrarsi un posto in qualche associazione, magari venderà qualcuno alla polizia. Ah, addirittura, ma ancora c'è da scoprire. Prima di andarsi a New York lascio una lettera con scritto: cari collaboratori, mi seguite. Sono te, Franci, com'è il background di questo qua in Boh, attesa? spostalo, vediamo. Guardalo un po' prima di... Aspetta Uè, un Demi, attimo. ciao! Qua tutto bene? Mi è piaciuto un attimo. Addito, ma perché mi si sente basso ogni volta? Al massimo il mio volume! Il mio volume ora è al massimo, e più che altro, cioè, mi sembra strano che mi senti basso, cioè. Un anno e 4 mesi. Non vorrei che si sentite troppo alto, poi magari in certe situazioni. Ormai è accontentabile, Dani. Se vuoi spostarlo, sentiamo. Proprio sui limiti. Mi hanno rimandato 21 giorni, potrei tentare. Certo, se ti hanno dato 21 giorni, per la Madonna. Va bene, perfetto. Lo rimando, giusto, già, lo scrivo, però deve cambiare il nickname per farla white, listo. Deve cambiare nickname per fare la UL. Io scrivo proprio, taggo così. Poi, almeno ora i ragazzi possono sentire domande. Ah, ma si sentiva anche prima. Desma 25S. Se sei stato rimandato 21 giorni, devi attendere il termine dei 21 giorni e poi puoi ritentare. Oggi si scadono, puoi ritentare. Stai dicendo, Franci? Accettabile, Dai, è accettabile, sposta. Sì. spostiamolo. Ma sì. Ciao. Ciao. Sono in live, un problema? Ok, No. faremo la whitelist in live. Mi raccomando di Ok. utilizzare parole consone alle politiche di Twitch, ecco. Sì. Sì, cioè. Perfetto. Ok, Ti faccio condivisione schermo, no, non vero? c'è bisogno. Ci Ok. fidiamo. Sì, no, Ok, io... allora, parlaci un po' del tuo background in 20 secondi, giusto? Proprio raccontaci il tuo background in 20 Ok, secondi. il mio background racconta di questa storia di un personaggio che da Roma, da una famiglia che aveva attacchi nella mafia, si sposta in America, a New York, precisamente dove ha uno zio che in pratica comanda un po' la città. E in pratica là inizia un po' lo spaccio, la gestione delle persone, delle estorsioni. Fino a quando non finirà in prigione e canterà di tutto, 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 tutto. Ok, bene, iniziamo. Definizione di VDM. UDM è quando te prendi una persona e la tiri sotto. Cioè, in Definizione pratica, di No Fear. uno ti punta e te non continui tranquillo senza aver paura Ma la e definizione, pronto. questo è un esempio. Un esempio, vengo puntato, mi chiedono dov'è che abiti e io continuo a non dirlo. No, È ti uno fear. ho detto la definizione, non un esempio. Ah, non avere paura. Non simulare la paura Non in simulare. situazioni in cui si dovrebbe simulare, ecco. Sì, scusa. Questa è la definizione corretta. Ok, ora fammi 3 esempi, che non siano quelli che mi hai appena fatto. Di no fear. Esatto. No, a parte già te l'ho detto, vengo puntato e non dico le informazioni. Un altro esempio di no fear. Mi portano sul Monte Chiliad, mi vogliono
Mi Un esempio chiedono di no perché. fear senza interazioni con altri personaggi, quindi tu da solo, quando puoi compiere no fear? Io da solo? Sì. Oddio. Non so se è preciso, però in teoria anche se faccio un incidente e vado avanti come se non fosse nulla, sarebbe un no fear. Ok. No, per più power game. Sì, in effetti. Un esempio di no fear tu da solo e basta. Beh, Non mi viene in mente. per esempio, ti trovi su in cima a un palazzo sul bordo e non hai paura di cadere. Ah, è Stessa vero. cosa, ti Eh trovi in sì. cima a una montagna e non hai paura di cadere magari di sotto. No, In già causa, effetti. ancora no. Comunque, invece, power game parlavamo. Ok. Definizione di power game. Sì. La mia definizione. Power game è quando commetto un'azione con un veicolo che normalmente non potrei fare. Ad esempio, prendere un veicolo da corsa e andarci sulle montagne. Ripeti la O ad definizione, esempio. vedi come l'hai detta per fuori un attimo, non l'ho capita bene. Ah, scusa, non. Sì, ho parlato solo di veicoli. No, ripeti un attimo la Fare definizione che hai detto. quella di prima o quella Quello che hai detto corretta? adesso, prima. Ok. Che è la Emettere prima e unica nuova un'azione. risposta che puoi dare, teoricamente. Ah, scusa. Emettere un'azione impossibile da fare con un veicolo, che in Ed è realtà non è solo sbagliato. con un veicolo. Già. Ad Esatto. esempio, Sarebbe. anche portare una persona in collo e correre, quello è Allora, dammi la power game. definizione giusta. Emettere un'azione fuori. Aspetta, emettere un'azione che normalmente non potresti fare nella vita reale. Ad esempio, prendere uno in braccio e iniziare a fare bunny hop o correre, oppure atterrare con un elicottero in posti impossibili nella vita reale dove si potrebbe atterrare, o se no, prendere un veicolo da corsa e andare su una montagna. Ok. Poi dopo ti posso chiedere una cosa. Ok, Dopo. sì. Mi fai un esempio di power game senza comprendere il dolore del personaggio, o magari. Un altro esempio senza comprendere il dolore del personaggio, magari sbattere con un veicolo, utilizzo di veicoli o personaggi. Power game senza utilizzo di personaggi. Aspetta, mi sparano una gamba e È una continuo a domanda un po' starda fare quella, bunny hop comunque, Jack. all'infinito Ok, e continuo ad oppure andare avanti. la cosa più semplice qual è? Una cosa più semplice, power game senza interazioni No, di altri personaggi. senza dolore del personaggio. Ah, un mio amico si fa male, lo devo portare in ospedale. Prendo, me lo carico in collo e inizio a correre, correre, correre fino a quando non arrivo in ospedale. Ok, può essere questo anche. Anche oppure più armi automatiche senza una borsa, portare più un tot di cibo o acqua, quali sono gli altri esempi da poter dare in questa domanda? Poi, il metagame, definizione di metagame. Prendere informazioni fuori dal gioco e importarla in gioco. Ad esempio, guardo una live di Kertus, vedo che il nuovo punto è al 713 e io faccio, vai, ora vado al 713 e vado a coltivare. Ok, ma Oppure il metagame IC cos'è? metagame IC. Esatto. Aspetta, perché ci sarebbe in game. Sì, esatto, li direi, solo in questo caso. Metagame No, poi IC. glielo dico. Metagame IC. Non lo so. Metagame IC è il metagame che puoi compiere in RP. Ok?
Quindi riconoscere delle persone dalla voce, che non Dalla... potresti in Ok, RP, sì. dai vestiti, dalla Con la maschera maschera. e cose del Sì. genere. Questo è metagaming. Ok. Oppure semplicemente riconoscere i soldi sporchi senza averli analizzati. Questo è il metagame Sì. IC. Perché il metagame IC non viene da un'informazione OC. Esatto. Dopo dai, aspetta, facciamo qualche domandina ancora. Vediamo, diamogli una possibilità. L'elicottero si può usare nelle azioni Firom? Sì o no? Sì. No, Sì. Nei punti droga invece? perché mi sembra che... No. No? Nelle rapine invece? Sì. Ah, No. Nelle azioni illegali, quanti poliziotti possono partecipare? Nelle perfetto. azioni Azioni legali... legali. Sì. Questa è una domanda Presente, aspetta, bastarda azioni legali. perché Ad ho detto di azioni illegali e deve capire cosa? Te esempio, azioni legali, scusa. ne so. Nelle azioni illegali, quanti poliziotti possono partecipare? Questa è una domanda bastarda perché ci sono più risposte, tipo rapina possono partecipare tot, in Freedom tot, quindi deve essere lui sveglio a capire la mia Dieci. risposta, la mia domanda. No. Parato una stronzata. Esatto, Phil. Dipende quali, deve rispondermi. Per esempio, e poi fa gli esempi nelle varie azioni illegali. Mi sembra 10. Ma in tutte le azioni illegali? Mi sembra, aspetta. No, ho sbagliato. Hai No, studiato il niente. regolamento? Sì, ma non mi Sicuro? ricordo la parte delle azioni, te lo giuro. E anche quella delle Guarda, rapine, te lo quella dico delle io, va. rapine. Nelle azioni illegali cambia a seconda delle azioni il numero di poliziotti. Nelle free room sono 14. Nelle rapine possono essere da 2 contro 2 criminali, 3 contro Sì, 3 Gabriella. criminali, 4 contro 3 criminali, 5 contro 4, 8 contro 6 in Pacific, 6 contro 5 in Blaine. Poi i campi droga cambia tutto. Quindi può cambiare in ogni azione illegale. La domanda era questa. La risposta era questa, meno Ok. male. Il vero che dipende da che azione si parla. Secondo, Sì. Ok, riaccomi. Guarda, ti devo Sì. rimandare. Sì, va bene. Non sei preparato sulle parti illegali, quindi ti rimando di 24 ore, se no che è la prima volta. Con 24 ore ti ripassi la parte illegale in primis, che è la che ti ho chiesto e non sapevi, e poi tutto il resto che ti manca. Ok. Vai, grazie. Ok, ciao. Ciao. Perfetto, mi è mandato. Raga, si parte da 24 ore, essendo che era comunque la prima volta. Vabbè, Franci mi ha rubato pure questo, vabbè. Comunque, visto che è la prima volta che mi hai rimandato per il regolamento, si parte da 24, poi magari la seconda volta, l'altra volta 24, 48, si va avanti così. Essendo che era la prima, comunque ho lasciato 24, quindi. Dani, c'è un ragazzo giù, lo sposto, facciamo insieme. Sì, va bene. Questo lo sposto. Salve. E sono in live, eh. Salve chatte! Sì, perfetto. Comunque, e le cose devono fare? Whitelist. Franci? Ecco, Ma dai. no, perché io non ho ancora controllato lui, quindi non so nulla. Cioè, No, background va bene, partiamo non è un problema, benissimo, cioè cioè. devo fargli le domande, ho Nice. controllato. Aspetta, quale background?
perché ieri sera sono entrato per fare VL, però era tardi, tipo alle 2 di notte, no? E c'erano, mi pare, gli staff, c'erano gli staff, erano 3-4, adesso non mi ricordo chi c'era. E praticamente il background quello vecchio, perché adesso l'ho rifatto nuovo, che l'ho mandato alle oggi alle 16:30, quello Sì, ho visto. nuovo. Ah, ok. Sì, ho visto. Beh, io ho controllato. Vabbè. Minchia, sono 5.665 caratteri di background. Infatti, quando andavo a caricarlo, dovevo mettere Discord nel Nitro, poi alla fine l'ho caricato come file e Va basta. bene. Il passato regolamento l'hai studiato? Sì. Sicuro? Sì. Perfetto, iniziamo. Definizione di RDM e VDM. Allora, Questa è la domanda RDM è quando base che faccio uccidi una sempre. persona senza motivo, cioè quando spari a una persona, cioè quando uccidi una persona senza Grazie motivo per i con follow, un'arma, che ne so, Salotto una in pistola o un 3. coltello, invece il VDM è quando investi una persona senza un motivo. Ok. Definizione di no fear. E quando praticamente ti Sì, dopo lo chiedo. puntano una pistola, ok, e tu non mostri paura. Ripeti? È quando praticamente ti puntano una pistola e non mostri Ok, paura. questo è un esempio. La definizione qual è? Oh, ma tutti hanno difficoltà a dare le definizioni, ragazzi, è incredibile. La definizione di no fear, qual è? Lo sai? Allora, la definizione di no fear è non simulare la paura in situazione di pericolo o dove dovresti, diciamo, simularla. Questa è la definizione. Poi ci sono tutti gli esempi che sono se ti puntano, se questo e quell'altro. Però la definizione da sapere è questa. Va bene. E continuiamo. Mi fai allora tre esempi di no fear? Ok. Allora, prima quando appunto ti puntano una pistola, ok? È no fear. Sì. Cioè, se non mostri paura, è no fear. Quando magari, non so, fai un incidente, è no fear perché non hai simulato che ti sei fatto male, diciamo. Beh, quello è un power game, diciamo. Non simulare il dolore è power game. Ah, ok, è vero. Vero, vero. Come, la live è in ritardo? No, no, non è in No ritardo. fear. Quanto è in ritardo? No, non è in ritardo. No, non è in ritardo. No. Sto sentendo ora la... Sto sentendo ora la... Senti? Ah, prova. Sì, Senti? prova. Ah, Uno, prova. due, tre. Perfetto, no, parlavo che cioè, sentiva in ritardo la live. Comunque, Non so. stavo Cioè, dicendo, sì. no, no, Franci mi ha segnalato che era in ritardo, ma in realtà poi ho aperto la live e non è in ritardo. Comunque, andiamo avanti. La definizione quindi te l'ho detta, ok? Poi, un esempio di no fear quando sei da solo. Il tuo personaggio è da solo e non ha nessuno che lo punta, nessuno che gli fa paura. Quando compi no fear? Jack, se ti fai vedere più spesso in live, potrei pensarci di farti fare il moderatore. Vedremo, magari poi ne parliamo. Tu intanto fatti vedere un po' più di volte in live, fatti vedere nelle live e se ti noto magari me lo riproponi tra una settimanella o due e magari ne parliamo su Discord. Ok, in una sfera solo puoi compierlo quando magari ti trovi a camminare sull'autostrada. Oppure
o magari ti trovi su un palazzo in cima e non hai paura di cadere, in cima a una montagna e non hai paura di cadere. Questi sono Ok. esempi. Demi, ti vogliono tutti rubare il lavoro. Era la mia prima moderatrice, Demi Levon. Poi, parlando di power game, definizione di power game. Vabbè, la definizione Se sono non, ad cioè esempio entrare in un praticamente ghetto non è completamente giusto perché da solo sono non entri da reazioni che solo, praticamente cioè non entra abusano solo il personaggio. di meccaniche del gioco per compiere un'azione che è inverosimile. Invece sì, bravo, giusto, mi piace come risposta questa. Mi fai 3-4 esempi di power game? Salire con No, perché deve un'auto in pintare la montagna, whitelist? cioè tipo che ne so, una supercar in montagna non può salirci, quindi devi vedere un SUV. Saltare con la macchina, saltare in una macchina con una rampa alta, power game. Senza veicoli? Perfetto. Power game senza veicoli? Sì. Per esempio, se per esempio, se hai. Sei? Ok. Tipo, ma Per esempio, se c'hai, per esempio, più di un tot di cibo addosso, se ti prendi in braccio una persona e corri. Questi esempi qua. Andiamo avanti. sì. Quanti poliziotti possono partecipare nelle azioni illegali? Mo' vediamo se questo qua ha seguito la live oppure no. Ma free room Già mi o piace la risposta che stanno dando. No, comunque non è mutato. Boh, dimmi tu. Rispondimi alla domanda come tu ritenga più giusta la risposta. Hai visto che sta succedendo? Hanno fatto un RP assurdo di Ninja. Sì, Ninja fa RP bello, bello RP. Infatti, io l'ho fatto qualche giorno fa un po' di RP con Ninja. No, non puoi venire a farla. Se vieni a farla in live. Che risposta vuoi dare? La risposta. La mia risposta. È facile come risposta, eh. e free room in teoria sono cioè 8, cioè nella droga in teoria sono poi dipende, cioè Ah, tu tipo adesso io ti ho fatto la domanda: in quanti poliziotti possono partecipare nelle azioni illegali? Ascoltami, 12. azioni illegali. Ok? E tu hai sentito la mia risposta. Nelle azioni illegali possono partecipare 12 poliziotti, secondo te? Sì. Quindi in tutte le azioni Non in illegali tutte. possono partecipare 12 poliziotti. Secondo te? Non in Samu? tutte. Allora, perché mi Azioni. hai esposto 12 così di impulso? No, azioni illegali 12. No, azioni illegali, quindi significa tutte, Illegali o legali? Non ho eh? capito. Azioni illegali significa tutte le azioni illegali del server. E quindi ti ho chiesto, nelle azioni illegali, quanti poliziotti possono partecipare? Io con azioni illegali definisco qualsiasi azione illegale. Sì, infatti, non è che esistono azioni illegali. È una domanda molto difficile, cioè, è una domanda molto difficile da capire, ma la risposta è la più facile del mondo. Cioè, le azioni illegali, da quello che ho letto il regolamento, è 8 criminali e 12 Qual poliziotti. è questa qui? Che tipo di azione Un'azione illegale, però. è? No, questa è un'azione illegale free roam. Però del vecchio regolamento. Allora, la mia domanda è interpretabile. Molto facile da. Cioè, è un po' difficile da interpretare se non la capisci, però molto facile da rispondere. Le azioni illegali. Ti ho chiesto quanti poliziotti possono partecipare alle azioni illegali. Ti sei incasinato perché io ti ho chiesto azioni illegali. Azioni illegali sono tutte le azioni del server. Quindi tu come risposta dovevi dirmi nelle azioni free Tutte room 14 agenti, nelle azioni della coca 12
10 agenti, all'azione alla Pacific 8 agenti. Cioè, le risposte sono queste, perché azioni illegali significano tutte le azioni Generale. illegali in generale. E ti ho chiesto, infatti la risposta è facilissima, perché tu puoi rispondermi a tutte le cose che sai sulle azioni illegali qua. Capito? Quanti poliziotti possono partecipare alla Pacific? 8. All'azione Freedom invece quanti poliziotti? No, 12. 14. Sono nell'aggiornamento del regolamento. L'hai letta la sezione aggiornamento del regolamento? C'è scritto che Regolamento. è cambiato il regolamento. No, scusami, ho sbagliato. Esatto. Da numero di 10 criminali e 14 poliziotti. Esatto, 10-14, quindi. è cambiato. Vabbè, andiamo avanti. Diamogli ancora una domanda. Vediamo un attimo, House. Vediamo un attimo. Vediamogli fiducia. L'elicottero si può usare nelle azioni in Freedom, nella serie Freedom? Sì, il regolamento. Se vuoi vedere il regolamento, Elicottero. sono degli aggiornamenti. Sono qua. Gli aggiornamenti, sono questi qua. Gli ultimi aggiornamenti. Sì. L'elicottero, sì o no? Elicottero in azione inferiore. No. Sì, invece si può usare. Nelle rapine invece? Cheat. No, allora questo qui ce l'ha, ma ancora magari non è aggiornato. Per gli aggiornamenti sono questi qua per essere sicuri. No, nelle rapine non si può usare. Samu, hai studiato il regolamento? L'hai studiato bene? Sì, ieri sera anche. Guarda, non ho saputo rispondere a un po' di domande, eh. Hai avuto facilità con le prime domande, che erano le più facili, ma poi con le domande un po' più difficili hai avuto molta difficoltà. Facciamo che ti rimando. Ti rimando 24 ore. Ok? Quindi ci vediamo. Ciao. Ciao. E vabbè ragazzi, rimandato. Trizli, vediamo un po' qua. E mai siete rimandato? Voce bianca, whitelist negata da Chicco. Perfetto. Ragazzi, io ho una paura immensa, quindi muterò la live qua perché ho paura che mi faccia una brutta parola, mi dica. Eh? C'è da rimandare Trizli per il background. Fallo pure tu, fallo pure Faccio io? tu. Ah Aspetta no, che te lo sono Trizli, andato. no no, è Trizli, ma Trizli è rimandata, è la whitelist negata, cioè. Ah, Però ho no, paura che sto mi zitto. fa un N-word, mi spara un N-word, quindi adesso lo sposto. Raga, mi muto la live. Cioè, parlo solo io, ma muto il desktop. Trizli? Ciao. Sono in live. Ok. Non lo sa però che l'ho mutata in realtà. Guarda, Trizli, io vedo qua che ti è stata negata la whitelist a Chicco tempo fa per voce bianca, poi è stato ripetuto da Bradley. Per preso in giro lo staff e tutto, quindi grazie per il follow, Tony86YT, grazie, benvenuto nel canale. Ma guarda, Jack, io ho paura. JK, io ho paura. E guarda, io ti purtroppo devo portare avanti quello che hanno scritto gli altri, in quanto se è stato nominato per voce bianca da loro, devo la parola loro deve essere, cioè, non è che devo sovrastarla, quindi devo rimandarti. Quindi torna quando magari la voce ti cambia, o se mai ti cambierai, cambierai idea a Chicco nel farti ritornare. Buona giornata, ciao. E uno. Vabbè, sono smutto la live di nuovo, che se n'è andato, ho paura che mi tirasse. Comunque. Sì, faccio. Non si sa mai, guarda. Ciao, sono quello di Tony, quello che ti ha scritto ieri. Ah, ciao Tony, quello poliziotto. Sì, ciao. Che vuol dire voce bianca? Voce bianca significa avere la vocina da bambino. Quindi, quando una persona ha la voce da bambino, non può Tipo quella di entrare. Dani. Ma che voce è Dani? Oh.
C'è zio Pera sopra, fammelo controllare. Zio Pera, zio Pera. Signor zio Pera. Allora, 16 anni, 6 mesi di esperienza RP, background, ecco. Zio Pera. Vediamo un po'. Background, mi sembra male. Viene alle 15.57, ma è tutto il regolamento generale d'impero. Ah, ho già fatto la domanda. Spostiamoci, zio Pera. No, aspettiamo un attimo. Vediamo un attimo Fabio. Controlla se Fabio ha riscritto un background recente, per favore. Fabio, Fabio. Fabio. Qui. Background. C'è Beggi tutti uguali. Sì, beggi tutti uguali, crazy. Cioè, mafioso, poi fa criminale, uccide un poliziotto. Cioè, tutti così sono ormai, purtroppo. Mm-hmm. Opla. Posso esposto, l'ho controllato. Chi? Se no c'è zio Pera che è meglio. Zio Pera, le facciamo, qualche domanda, spostiamo. Ciao zio Pera. Ciao. Oh. Ciao, guarda. Un attimo, hai passato il regolamento? Sì, l'ho ripassato, ma vediamo come va. Bene. Attendi un attimo, ti muto un attimo. Voglio vedere su Yassin, un attimo, se n'è andato, vabbè, niente. Già era uno di quegli elementi che sicuramente aveva creato un disagio in live. Vabbè, smutiamolo. Ok, hai ripreso il regolamento, zio Pera? Sì. Perfetto, quindi se ti faccio qualche domanda, mi sai rispondere? Spero di sì. Perfetto, dopo quanto tempo ti puoi ricordare, Nazione, se ti rianima un medico? Dopo 15 minuti. No, dopo un'ora. Sbam. Iniziato. Bene. Se ti resta l'admin, invece, dopo quanto tempo ti ricordi? Che wetlist serio che sei, Arctic, ciao, ciao, ciao. Non sarai mai quanto me. Se ti resta un admin? Zio Pera? Non te lo ricordi. Non ti puoi ricordare. Invece l'elicottero in azione si può usare in azione free roam? Sì. In rapina invece? Il poliziotto lo può usare? Poliziotto? Sì, rapina, il poliziotto lo può usare l'elicottero? No. Ok. A me la Wireless Impero mi avevano distrutto. Io non faccio domande chissà quanto easy, cioè, house, vediamo un po' adesso. E campi droga invece si può usare? No. Ok. Tutto bene, Arctic, tu? Est-dr-t. Benvenuto nel canale, grazie mille per il follow. Mi raccomando, io sono in live, quindi se non è un problema non utilizzare parole non consono, eh. Xeno, grazie mille per il follow, benvenuto sul canale. E invece, parlando di fazioni neutrali, chi sono le fazioni neutrali nel server? Le fazioni neutrali sono i medici. Dippor, grazie mille per il follow, benvenuto. Oddio, Dippor, che si rivede. Come è l'IC? Armeria e concessionario. Giusto, bravo. Bene, c'è armeria e concessionario, giusto. Il medico può compiere azioni illegali? È fuori dal servizio. Ok. Avevano chiesto 5 esempi di no fear senza armi. Che cazzo devo dire?
Eccoci, ripassare il regolamento in live, tanto per essere sicuri. Bravo, Est, bravo. Chiedi se si può fare la capriola alla radio. No, Arctic, no, no, non gli chiedo cose così di troll. Medico può essere armato in servizio. No, deve, no, può usare solo il taser proprio per legittima Perché mi ha difesa, proprio in caso risposto estremo. Cioè, no, nel senso armato con armi pesanti, cioè no, può usare solo il taser. ok. Il poliziotto è lootabile? Sì, ma si possono prendere solo No, munizioni. poliziotto non è lootabile per nessun Ah. motivo. Vorrei vederlo medico con le armi pesanti in mano mentre va in giro a rianimare. Comunque no, il medico non si lutta. Poi sì, il poliziotto non si lutta mai. Poi, quali sono le zone safe? Le zone safe sono l'ospedale, il negozietto di tatuaggi, il Secondo i negozietto di farma i soldi, vestiti, il meglio. negozietto, il parrucchiere e la chiesa. Ok, la centrale di polizia è zona safe? No, è semi safe. E che significa? Cioè, si possono effettuare azioni illegali, però bisogna fare un ticket, cioè è un assalto, bisogna chiedere il permesso di fare un assalto alla centrale. Che armi si possono usare durante un assalto alla centrale? Come? Che armi si possono usare durante un assalto alla centrale? Adesso Delle chiedo che la pistole, usi. carabine La chiesa è zona safe, sì, Arctic. La chiesa è zona safe. E ti posso anche dire, non si dicono, non si possono dire neanche pistole. parolacce né niente in quella zona. Si possono neanche installare armi in quella zona lì. Beh, quindi risposta qual è la scelta centrale? Pistole e carabine. Pistole e carabine. Ottimo, Giorgetti farà la guardia su Impero, lo aspetto. No, tutte le armi si possono usare in assalto alla centrale. Tutte le armi. Si possono usare i caschi? Sempre all'assalto alla centrale. Esatto. Sì o Sì. no? Sì, si possono usare. Quanti si fa l'assalto a centrale? Quanti criminali partecipano? Massimo 8. E quanti poliziotti possono difendere? Cioè, limitati, infiniti. Ok, Quelli che ci stanno. e qual è un valido motivo per fare un assalto alla centrale? Far evadere un prigioniero. Oppure eliminare Quello è delle l'obiettivo, informazioni. ma lo motivo valido per farlo qual è? Grazie per il follow, Nicola 25 metri M, benvenuto. Cioè, il Motivo motivo valido valido, qual non. è? Cioè tu assalti la centrale perché? Perché vorresti assaltare la centrale? Ok, l'obiettivo è fare evadere una persona, ok, ma tu, motivo per cui la vuoi saltare, ok, qual è? Ah, perché magari quella persona mi serve per fare una cosa Un importantissima, fregato in magari braccio. RP, per un'azione futura. Diciamo che tu assalti la centrale solo ed esclusivamente se ci sta qualcuno da ergastolare in centrale, che rischia l'ergastolo, perché tu Ah. se perdi l'assalto rischi al 90% l'ergastolo. Cioè tu assalti proprio pesantemente con armi automatiche, con lo scopo di buttarti, di tirare fuori una persona dalle celle, lì è quasi il 90% un ergastolo se ti atterro io poliziotto, se perdi l'azione. Qui tu la rischi solo se c'è qualcuno di importante. Che rischia l'ergastolo. Qual è un esempio di no fear da solo? Che sei da solo completamente. No fear da solo, tipo sto in macchina, la macchina mi prende fuoco perché tipo ho subito dei danni e io continuo normalmente. Oppure scendo però No fear da senza essere solo, agitato. no, no fear da solo, no, no, aspetta. Ripeti la roba della macchina. Cioè tipo la macchina va in fiamme
E o continuo normalmente come se niente fosse, oppure scendo, però sto tranquillo, cioè non faccio nulla. Scendo e Diciamo che basta. E... un esempio di no fear da solo è quando magari ti oppure trovi in cima a un anche... palazzo e non hai paura di sì, cadere. anche quello stavo per dire. Se lo stava per dire. Comunque, mi fai 5 esempi di no fear senza armi? Oltre a questo qui che mi hai appena detto. 5 esempi di no fear senza armi. Ma vediamo se mi risponde lui, Xen. Beh, quello lì dal tetto che hai detto Vabbè, tu. quello te l'ho già detto io. Tipo nuotare al largo, al largo, al largo, al largo e stai nel bel mezzo nel mare. Comunque, cioè, devi aver paura, no? Stai senza una Ma barca a nuotare guarda, nel mezzo del mare. c'è gente che si è fatto lo E... stretto di Messina a nuoto, comunque non è chissà quanto lungo, ma sono comunque Vabbè, ma... 10 km quasi. No, quanti sono? Sì, c'è 6 km, 7 km di mare, ecco. Ah, vabbè, cioè, però quelle sono cose proprio... camminare, andare a camminare contromano in una strada, o in un'autostrada, attraversare la strada, correndo mentre ci sono un sacco di macchine che vanno Allora, veloci. chiedo 5 di meno fio senza armi, senza essere minacciato, senza altezza. Madonna mia, è completamente morto. Poi... tipo sto su una montagna, sto praticamente quasi per cadere, ma sto completamente tranquillo e vado avanti anche se dopo qualche passo c'è il rischio che cado. O comunque vado su appunto posti pericolosi in montagna, tipo quasi completamente in verticale. Sì. Vabbè, andiamo avanti. Definizione di Power Game. Power Game non è un'azione, è una cosa che è una conseguenza di un'azione che sfrutta meccaniche di gioco per La conseguenza di un'azione. Compiere azioni che non si possono effettuare nella vita reale. Allora, definizione di Power Game è semplicemente abusare di meccaniche di gioco per compiere azioni Sì. irreali ed esageratamente Vabbè, io ho detto surrealistiche. conseguenza perché tipo non c'è esempio della macchina col palo, no? Ti Fammi schianti. 3 esempi di Power Game senza dolore del personaggio, senza veicoli. Senza veicoli, senza correre con una persona in braccio o portare più cibo del dovuto oppure portare più armi del dovuto Oh, ce l'ha fatta! oppure rialzarsi o continuare subito dopo una botta, però vabbè, quello è No, dolore. dolore. Vabbè, andiamo Sì. avanti. Definizione di metagame. Metagame consiste la definizione che usi informazioni ottenute fuori RP e OC in RP. Il metagame IC invece cos'è? Il metagame IC può essere lo slash me usato in maniera impropria oppure riconosce una persona dai vestiti, dalla voce o dalla maschera. Questo o ha seguito la live o se no è bravo perché sa rispondere abbastanza domande. Definizione di RDM. RDM è quando uccidi un giocatore senza una motivazione. Definizione di car kill. La definizione Oh, di maglione car ci kill casca. è... è il Quando stai sopra una veicolo... persona con un Una... veicolo, per impedire tipo al Quindi medico di che si alza... trovarlo o altre cose, per nascondere, occultare un corpo sotto una macchina, per Sì. impedire le meccaniche di poterlo tirare fuori.
Car surf, definizione? È stare sopra un veicolo in movimento, senza stare anche in piedi o mentre si fa un'animazione, o comunque non stare seduti sul sedile, stare comunque poche parole in piedi su un veicolo in movimento. Carjack? È rubare una macchina senza motivo. Fai l'esempio di carjack. Guarda, Arctic, accetto come motivo, accetto come esempio. Sto a piedi, prendo la prima macchina che mi capita davanti per andare in un punto. La prendo così come se niente fosse. Oppure mi si è rotta la mia macchina, scendo e ne prendo subito un'altra che passa. Grazie per il follow, Marlox05, benvenuto nel canale. Marlox, non Malox. Zone rosse, definizione di zone, cosa sono le zone rosse? Le zone rosse sono zone in cui si possono effettuare azioni illegali e dove si può sparare a vista, ma è sconsigliato. Tutti possono sparare a vista nelle zone rosse? No, i poliziotti no. E quali sono le zone rosse? La raccolta e il processo delle droghe. Ottimo, la vendita no? Com'è? La vendita non è una zona rossa? Ok, che tipi di droghe ci stanno? Marijuana e bassa qualità, marijuana, metanfetamina, poi la cocaina sembra una pianta. Loppo, no, Quante sono in loppo. totale? So 5, sì. Oh, Qual era la quinta che hai detto che non l'ho capita? Oppio. otto, no, oppio. E che tipo, dove si può usare le armi automatiche? In quali di questi punti droga si possono usare le armi automatiche? Carabine. Cioè, le armi Dove? automatiche. Cocaina. Cioè, armi automatiche intendi fucili d'assalto, cioè carabine. Queste cose, no? Cocaina. Non lo so, devi dirmelo tu. Cocaina e se intendi anche l'SMG, anche metanfetamina. No, allora, dove si possono utilizzare le armi automatiche, ti ho chiesto. Ok, quindi rispondi alla domanda dove si possono usare le armi automatiche, senza far casino su quale arma o meno o più. E Cocaina e metanfetamina. anche all'oppio. Vediamo un po'. Fammi vedere un po' che domanda potrei farti. Si possono rapinare i lavoratori non whitelistati? No. Neanche quando vanno a depositare i soldi? Che hanno finito di lavorare? Come? Quando hanno finito di lavorare invece vanno tipo a depositare i soldi dall'import invece possono essere rapinati. Scommetto che è bellissima la testa fra il Sì. pensiero. Dipende. Sì, quindi. Dipende, Marlox, dipende. Comunque è un. Cioè. Non è solo divertimento. No, non puoi rapinarli anche quando vanno a depositare i soldi. Ragazzi, secondo me è passato o no? Iniziate a scrivere sì o no, passato, secondo me sì, è come è stato. Al negozietto, quanti criminali possono partecipare? Al negozietto è massimo i criminali massimo due. Poliziotti, massimo quanti? Due.
Senti esempio, tu e un tuo amico state al negozietto, volete fare una rapina, quindi entrate, fate scattare la rapina. Appena arriva fuori la polizia dal negozietto, indossate il casco, prendete la vostra 9 mm in mano, uscite, sparate ai poliziotti, ve ne scappate con il bottino. Cosa, che errore ho commesso in questo esempio? Che errori avete commesso? Ah, che ti sei messo il casco e appena sono arrivati i poliziotti hai sparato perché ci devono almeno stare 5 minuti di RP in cui si parla con la polizia, cioè, si cerca di contrattare e poi non ho sentito bene che armi hai detto che hanno usato. Non ho sentito se hai detto se hanno usato, non ho sentito che armi hanno usato, se semplici pistole o qualcos'altro. Quindi errori comuni sono casco, ho detto, sparare fuori ai poliziotti e basta. Non ho sentito se hanno usato cose oltre alle pistole. Non ho sentito Se quello. non è finito perché non l'ho detto. Ah. Allora, no, solo che hanno utilizzato il casco, hanno sparato ai poliziotti e quello che mi ricordo, mi ha detto solo questo. E anche uscire dal negozietto, hanno FIA. Facciamo un esempio. Io sono uno spacciatore di. Una semplice spacciatore, ok? Mi alzo la mattina, loggo nel server, prendo la mia motora cross, vado al campo droga, la metto a raccogliere marijuana. Poi vado al processo. Processo le 20 cime, 25 cime che ho raccolto. E poi me ne torno a casa, deposito e quitto. Che errore ho commesso in questo esempio che ti ho appena descritto? Cioè non ci può andare da solo a fare la droga. Sì, ci può andare, da solo fare la droga. Io ho usato la moto, quello è Se c'è andato l'errore. in modo, sì, quello stavo per dire. Qualche secondo troppo tardi, l'ho detto. Zio, per un attimo, fammici pensare adesso. Ok. Tanto lo so che sei in live, zio, per, quindi sentirai quello che dico. Allora, ragazzi, secondo me non. Ecco, Poi se posso dire una cosa, dimmi. cioè che io mi sto impegnando davvero tanto anche perché il server in cui giocavo l'hanno proprio chiuso, In che quindi server giocavi? giocavo su Stranger Life, adesso l'hanno chiuso perché ci sono stati dei problemi con i soldi, con le spese e quindi vabbè, mo sto cercando ancora di più di entrare qui. Perché poi l'ho visto dalle live da YouTube ed è molto meglio di quello dove sto io. Ragazzi, non mi sa che non lo faccio passare. Non mi convince. Guarda, Gepera, allora, la decisione non è facile neanche per me su come valutare la tua whitelist, al punto che ti ho fatto davvero tante domande, che ormai ho perso anche il conto a cosa mi hai risposto e cosa no. Ebbene, le domande me ne fatte tante, io, ma la maggior parte le ho risposto correttamente. È dal 2 agosto che voi lo cerchi di fare la whitelist. 2 agosto è stato rimandato, il 5 agosto, 7 agosto è stato rimandato, ieri si è stato rimandato. Guarda, io mi sentirei di non farti passare. In Perché? quanto hai fatto, degli errori anche importanti e ti sentivo insicuro in alcune risposte da dare, ti sentirei Però ho sul. risposto correttamente a tante cose. Sì, hai risposto a tante domande, però ne hai risposte sbagliate altrettante. Ma non tantissime. Comunque, cioè, non è stato facile. Come hai detto tu, ma anche come ho detto Tu io, che tipo cioè, di RP niente. vuoi portare nel server? Come? Che tipo di RP vuoi portare nel server?
voglio cercare di fare un RP al meglio. Cercare di ok, ma io crearmi... che tipo di RP vuoi portare? È legale o illegale? Forse è illegale. Forse o sicuro? Vabbè, ci devo ancora decidere, cioè, però forse è illegale cercarmi di creare una reputazione. Beh, dai, per favore. Guarda, fammi fare un po' di controlli un attimo. Vabbè. Era 6 mesi che fai repito, giusto? Sono anche maturo, cioè non Hai ho mai 16 preso anni, mi hai detto, uri. giusto? Sì. Eh 16 anni, sì. cioè. Non ho mai preso un richiamo, un ban. Cioè anche... Vabbè, allora, davvero, io ti faccio passare la whitelist. Ok. Con l'obbligo di dover stare per 10 giorni, 15 giorni, senza fare l'RP illegale. Ok, va bene. In questi 15 giorni ti ripassi il regolamento illegale, Ok. benissimo, perché ti ho visto un po' insicuro su alcune parti, alcune Va bene. no. E mi far pentire di questa cosa, ok? Certo. E mi raccomando, se ti dico che per 15 giorni non puoi fare RP illegale, vuol dire che per 15 giorni Non non lo lo puoi faccio. fare, punto, ok? Sì. Va bene, allora attivi i tuoi ruoli. E tra poco ti aggiungo la whitelist. Ok, grazie. Ma ti devo inviare... No, quello ce l'ho già tutto io, non ti preoccupare. Ah, ok. Vabbè, e puoi andare, buona giornata. Ciao. Grazie mille anche a te. Ciao. Ragazzi, ho fatto la cosa giusta, secondo voi farlo passare? No. Perché Dani. no? Dani, sto Oh. mangiando le schiacciatine e la pizza. Ok, me ne frega poco niente, sinceramente. Ho un buono. L'hai fatto passare? Sì. Era bravo. Era un po' insicuro, però l'ho avuto dare la possibilità di fare RP legale per 15 giorni e solo RP legale. Se becca le persone giuste in questi 15 giorni, magari capisce un po' più le meccaniche, come funziona l'RP, magari si sveglia fuori. Non ho visto da telefono, quindi falle tu, io se vuoi di colpo. Dai, alla fine, dai, adesso gli ho fatto una scelta giusta, dai, gli ho fatto la whitelist, dai. Sì. Però dipende da chi trova purtroppo. Sì, dipende da chi trova. Se trovi la persona sbagliata non impari un cazzo. Mi sono dimenticato di whitelistare la persona. Aspetta un attimo. Ho messo il visto, però non l'ho whitelistato. Io subito. Grazie per il follow, buon fam. Benvenuto sul canale. Ma sono io che ho problemi o è il sito proprio che ha problemi? Il database della polizia? No, io sono del database di scontrare, quindi non... forse sei tu che hai problemi. Ok, ragazzi, abbiamo fatto una whitelist. Abbiamo fatto a farlo passare uno. Abbiamo solo It's Creeks. It's Creeks.
Ragazzi, faccio una chiamata veloce, arrivo subito un attimo. Una chiamata OC, una chiamata legal. Grazie per il follow, Christian MK4, benvenuto sul canale. Ragazzi, io sono un po' stufato di fare whitelist, andiamo a fare, andiamo avanti. Questo è quello che stavo in live poco fa, mi sa. Dare il BG. Come stufato? Sì, stufato sì, raga. Vediamo lui, sono rimandato per il regolamento 1, 1, 2, 3, 4. Ah, non ce la faccio più a parlare, raga, non ce la faccio più. Devo bere. Devo bere, devo bere. Come che schifo 30 volte rimandato? No, dai. 4 volte. Sarei fatto, ragazzi, che se mi arriva una chiamata e tra poco poi me ne devo andare. Se mi arriva una chiamata me ne devo andare poco dopo, quindi proviamo a fare l'ultima wildly. Yes, che bello spam. Vabbè, ciao. Addio. Allora, sarei in pieno di gente ora. Oggi è il 15:02. Scavo da poco fa. Costano 2 ore il regolamento. Vabbè. Sto Luca. Ah, sei tu Luca, sei no. Allora ti rimando, rimandato per sempre. Allora, per fare RP sei davvero PC buono? Dipende, Christian. Il tuo PC fa cagare. Dipende. Che PC hai, Christian? Che PC hai? Guarda, risposta di Skri perché. Se no, non te la faccio io la whitelist perché sai le risposte. Comunque, quindi Acer Aspire, ma c'è il portatile? Un portatile bello che difficile. Esatto, quindi diciamo che non è leggerissimo, come ha detto Deep. Quindi portatile la vedo dura, a meno che tu non abbia un portatile da gaming. E già che leggo Acer mi sanguinano gli occhi, quindi. Dipende. Io gioco con un Ryzen 9 5900X, una 1050 Ti, che oddio, adesso ieri ho messo una sincronizzazione verticale, quindi ho gli FPS fissi a 60 e mi sta andando meno sovraccarico, sono riuscito ad alzare un po' le qualità video ora. Quindi gioco con qualità molto alta, adesso riesco a giocare a qualità più alte con la 1050 Ti. Però comunque dipende.
tu ti converrebbe farti un buon PC fisso, sinceramente. La faccio più. Adesso ragazzi, vediamo un attimo. No, mi sposto Itzkrix perché qui dà più tempo di tutti in attesa, quindi mi sposto lui. Poi Xeno, te non ti sposto perché uno sapresti già le risposte ed è barare. Quindi non ti faccio barare. Ma se la faccio la VL sto inattivo perché c'è PC, va bene comunque. Oddio, dipende, Cristian. Sarebbe un po' inutile farla whitelist da inattivo, cioè col fatto che sai già che sarà inattivo. Non te lo consiglierei vivamente di farlo. Vabbè, mi sposto Litzcrix perché gli altri non li sposto, ragazzi. Mi spiace, né Est né Luca, perché se no barate sapendo le domande e le risposte che faccio. Quindi magari faccio fare la whitelist a qualcun altro. Potete imparare da me, dalle domande e risposte, ma la whitelist io non so se ve la faccio. Oddio, mi stavo sperando un altro. Spostiamo. Ciao. Cavolo, c'è mai lui che lo può fare. Oh, Ciao, ciao. Crix. Sì, Ciao, mi senti? Sono li sento. in live, è un problema? No, non è un problema. Perfetto, speravo. Bene, mi raccomando di utilizzare parole consone o linguaggio consono al politica di Twitch, ok? Bene, Kri. Hai ripassato il regolamento? Sì, l'ho ripassato. Perfetto. Allora, parlami brevemente del tuo background, proprio in 20 secondi. Allora, in poche parole, il mio background parla della storia del mio personaggio che appunto è cresciuto un po' povero, che è stato in carcere e tutte queste cose qui, e adesso è venuto in città per farsi una nuova vita. Ok, e bene. Definizione di VDM e RDM. Allora, il VDM significa utilizzare un veicolo per investire delle persone, l'RDM invece è quando è random deathmatch, ovvero uccidere una persona senza un motivo valido. Ok. Mi chiamano. Sorry. Definizione di metagame. Il Sì, insomma, le metagame domande è sono quando, quelle. ad esempio, Ciao Demi, devo grazie per lo super scambiare pitch, ci informazioni vediamo. in OC e in IC. Ad esempio, No, ripeti? Ripeti? un esempio di metagame Non dentro i esempio, una giochi, ad esempio, definizione. consiste nello scambiare informazioni tra la chat of character e quella in No, quello è character. mix chat. Il metagame è utilizzare informazioni prese dall'OC in IC. Il mix chat è scambiare l'OC con Sì. l'IC. Poi, definizione di power game. Usare delle meccaniche di gioco. No, usare delle meccaniche di gioco per compiere azioni irrealistiche o Ma che non surreali, che possono essere. non possono essere fatte in vita Ad reale. esempio. Questa è la definizione. Ok. Ciao Deep, ci vediamo. Ma perché ragazzi, nessuno sa farmi le definizioni?
Fammi degli esempi di power game. Degli esempi di power game può essere ad esempio salire con una macchina su una montagna, con una macchina però che non può andare sulla montagna, tipo una Ferrari, non può andare su Mi fai due esempi però senza un utilizzare veicolo. veicoli o dolore del personaggio? E il bunny hop, che cosa? Il secondo non ho capito. Due esempi senza utilizzare veicoli o dolore del personaggio. Quindi fatica o dolore del Il personaggio. bunny hop. Un bunny hop è un po' una fatica del personaggio, praticamente. Allora, Per esempio, portarsi con sé 84 panini, 57 bottiglie d'acqua, portarsi si con può sé 4 armi perché è power automatiche. game. È power È game. power game perché appunto sì. Te l'ho detto io però. E no fear, definizione di no fear. Il no fear è quando non si ha paura. Esatto, se no. Non si ha paura. Ad In che senso? esempio, se mi puntano una Quindi pistola e quando io non non mi si spavento, simula che la sia. paura in situazioni di paura, questa è la definizione corretta proprio da regolamento, non quando non si ha paura. Il no fear è quando non si simula la paura. Ok? Ok. Mi fai degli esempi? Senza armi o tutti vanno bene? Senza armi, sì. Ok. Ad esempio, buttarsi da un elicottero senza paracadute è no fear. Quello è no fear, Oh. neanche no fear, è più power game che altro, perché poi saresti morto, quindi è più power game questo, perché poi Sì, tipo se sei sopravvivi è power umano. game. Poi camminare in contromano in autostrada. Ok. E un altro, come terzo esempio, posso dire magari. Oh, vinci! Uno Aspetta che prima mi era venuto, ma non mi ricordo fear da adesso. solo, in cui ti trovi da solo e non hai e non simuli la paura correttamente. Qual è? Lo In un cosa? fear da solo, senza interazione con altri personaggi. Ad Esatto, non esempio sa spiegare bene che cosa. Cosa diresti, Ema? camminare in mezzo alla strada, in una strada trafficata. No, diciamo, se per esempio, vabbè, anche quello, però comunque se ti trovi, diciamo, quello è un po' diverso, quello lì è un po' diverso. Comunque, se per esempio ti trovi in cima a un palazzo e non hai paura di cadere, cioè non hai paura di cadere giù dal bordo. Sì, ciao moderatore, è appena andato Sì, via quello è Marlox, pure no fear. Demilibon. Capito? Sì. L'elicottero si può usare in azione free roam? Sì, penso solamente da determinati personaggi. No, tutti possono usare l'azione free roam l'elicottero, tutti possono usarlo. E la polizia invece può usare l'elicottero e rapina? E No. nei campi droga invece? Nei campi di droga sì. Ok. No, neanche lì. Si può sparare dal veicolo? No, non si può. In nessun caso? Nessuno. In realtà sì, c'è un caso in cui per esempio uno ti fa un no fear estremo davanti a te e tu magari non simuli la paura e se quello dal veicolo ti spara ti può uccidere e fare il perma. Li può spararti dal veicolo. Marlock, se vuoi entrare Sì, no, moderatore perché fatti altre vedere di più volte in l'avevo detto live, fatteli così, però notare in parlo live però. se magari ci sei tante Sì. volte e ti posso tenere conto in Penso la considerazione e boh. magari parliamo su Discord. Comunque fatti notare più in live, fatti partecipa spesso in live e vediamo. Comunque questa qui è la risposta corretta. Si può sparare dal veicolo solo e esclusivamente se la persona che punti dal veicolo, che puoi puntare, fa un estremo no fear. Il medico può compiere azioni legali, sì o no? Illegale Mi senti?
Stai laggando? Azione non può. Il medico può compiere Ah. azioni illegali, sì o no? Se è fuori servizio, sì. E sei in servizio? Oh. Senti? Sì, li sento io. Laghi un po'. Comunque sì, però se sono se è fuori servizio. Ok, può essere armato il medico? No, può avere solo il taser. E quindi sì che può essere armato. Sì, ma può avere solo il taser come arma. Esatto. Dopo quanto tempo ti ricordi se ti rianimano un medico cosa ti ha portato al ferimento? Dopo un'ora. E se ti anima un admin? Non posso ricordarmi niente perché è come se rispone all'ospedale. Ok. Quanti poliziotti possono partecipare in azione Free Room? 8 poliziotti massimo. No, 14. It's Critz, guarda, ti devo rimandare di 24 ore per mancato studio del regolamento. Non sei pienamente preparato sullo studio del regolamento, cioè sono passati comunque tanti giorni da quando l'hai fatto l'ultima volta e non hai ripassato comunque di nuovo. Quindi magari torna tra 24 ore e riprovaci, ok? Va bene, Buona ciao. giornata, ciao. Marlock, sai bene che sei con 15 anni? Va bene, sni. Cioè, dipende perché comunque ne parleremo, magari ne parliamo su Discord se sì o no. Quindi vediamo. Vediamo, ne dobbiamo parlare, dobbiamo vedere. Dipende tutto da se ti fa vedere live, magari poi ne parliamo su Discord e tutto. Oh, ragazzi, adesso devo andarmene. Devo andare, ragazzi. Io devo andare via perché ho delle cose da fare. Quindi chiudo qui la live. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi ricordo che generalmente tanto faccio qualche live. Quindi purtroppo non avendo orari ben specifici a disposizione, faccio quando riesco. Vi ringrazio per essere qui con me per chi c'è stato, vi ringrazio tutti quanti, ci vediamo alla prossima live, io vi lascio come sempre da mezzogiorno, che ormai vi lascio sempre da lui, quindi andate a vedere la polizia di Impero con mezzogiorno ragazzi. Grazie per il follow, Pego DC94, grazie mille per il follow, benvenuto sul canale. Vi lascio da mezzogiorno e ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao Xeno.